Ben trovati a Dentro il Consiglio, il nostro settimanale di informazione politica di TVR Tele Italia che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre gli argomenti che arrivano anche dalla recente seduta, quella di metà maggio. In modo particolare affrontiamo anche un tema che riguarda quella che è la Commissione inchiesta mafie. Intanto, questi sono i titoli. Per quanto riguarda appunto la commissione inchiesta mafia, il Presidente del Consiglio regionale risponde alle opposizioni che chiedono una seduta speciale, vista che è stata rimandata 3 volte la discussione in aula. È stata anche approvata però la nuova legge sull'olioturismo e l'ospitalità agrituristica e quindi quelle che sono promozioni delle attività legate proprio al nostro territorio. E poi è stato conferito il gonfalone d'argento al Milite Ignoto. E quindi andiamo per ordine alla discussione sulle relazioni finali della commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata. È stata portata 4 volte all'attenzione della conferenza dei capigruppo con disponibilità a inserirla nei lavori d'aula il 30 marzo, il 13 aprile, il 27 aprile e infine il 12 di maggio. Per 3 volte le opposizioni hanno chiesto al Presidente del Consiglio regionale di non metterla in discussione. Ascoltiamo. Ma noi dobbiamo avere un obiettivo primario tutti, dare risposte ai cittadini che su questo tema fanno bene a chiedere e a volerle. Certo, mi dispiace la continua polemica politica. Guardate, poi ve li lascio, li metto a vostra disposizione. La prima volta ho chiesto di calendarizzare il 30 di marzo la discussione sul CEO, poi per altre 3 volte. Vi lascio questi fogli in modo che possiate leggerli anche voi e i cittadini che ci seguono a casa. 3 volte su 4 la minoranza, i firmatari di quella lettera che oggi è uscita sui giornali, mi chiedono di non metterla in discussione. E oggi la richiesta di un consiglio speciale. Io chiedo solamente una cosa, che tra quello che si discute e si fa nella capigruppo in aula e quello che si racconta alla stampa, ci sia coerenza. E si dica la verità ai cittadini e alle cittadine della Toscana. Io sono sempre stato disponibile a calendarizzarla, sono pronto a calendarizzarla quando servirà, ma evitiamo strumentalizzazioni che non servono a nulla e che non fanno nient'altro che allontanare i cittadini dalle istituzioni. Ha citato i cittadini, sappiamo che la commissione si è conclusa con 2 relazioni distinte. Quando ci sarà questo dibattito, secondo lei è possibile arrivare ad una sintesi? Io ho chiesto da subito che ci fosse un'unica risoluzione e che ci fosse uno sforzo in questo senso. Anche qui la Presidente Meini, fino a pochi giorni prima, mi aveva segnalato che ci sarebbe stata una risoluzione unitaria. Giorno prima mi è stato comunicato che ci sarebbero state 2 risoluzioni. Quali sono i motivi? Fino in fondo spero che spiegheranno i cittadini in aula. Il messaggio che voglio mandare a loro è che noi dobbiamo fare ancora di più di quello che abbiamo fatto fino ad ora per dargli la sicurezza che quei territori non abbiano subito problematicità che possono impattare sulla vita delle persone, quindi ancora maggiori controlli, ancora maggiori approfondimenti e la sicurezza è da parte nostra, su questo vigileremo con grande forza e speriamo davvero che questa vicenda possa concludersi dando delle risposte di sicurezza e di tranquillità a tutti i cittadini della Toscana. Guardate, durante la conferenza dei capigruppo non è mia abitudine raccontare quello che succede all'interno delle riunioni dei capigruppo, ma lo faccio. Mi è stato chiesto alla maggioranza che ha accettato questa richiesta di non discutere la sera in aula perché alcuni tra i firmatari avevano impegni personali, chi era in una riunione di partito e quindi non avrebbe partecipato alla seduta notturna, chi aveva un impegno familiare, insomma io non sono uso dire che dobbiamo stare in aula perché siamo pagati per fare questo, però in una discussione così seria non andava rimandata per impegni né personali né dei partiti politici, viene prima l'impegno nelle istituzioni. Ma il Partito Democratico è molto in imbarazzo sulla vicenda del CEU e lo si è visto anche nei lavori della Commissione. Più volte l'assessore e il presidente Giani hanno cercato di bypassare i lavori della Commissione dando ai giornali o anticipando possibili conclusioni e proposte della stessa. Abbiamo visto il battibecco incredibile che c'è stato fra Giani e Rossi e la maniera sconclusionata con cui sono stati gestiti i lavori sul famoso emendamento dello scandalo. La sostanza della cosa sta in questi termini. Ad oggi ci sono almeno 13 siti scoperti e certificati in cui sono state sotterrate migliaia di tonnellate di materiale inquinante. C'è il sospetto fortissimo che anche in molti altri appalti pubblici sia stato utilizzato questo materiale di scarto che era
contaminante ben oltre i limiti di legge, appunto, sia stato sotterrato come materiale di riempimento. Noi abbiamo fatto non soltanto una relazione di minoranza, perché la soluzione, come dire, senza nessun colpevole da parte del PD non ci ha assolutamente convinto, ma anche perché abbiamo fatto tutta una serie di proposte, dai protocolli operativi con le prefetture, la Guardia di Finanza, gli enti locali, per star dietro anche alle possibili infiltrazioni, per esempio sul tema dei servizi, degli esercizi pubblici, dei bar, degli alberghi, che sono uno dei canali attraverso i quali la malavita ricicla i propri soldi, ma anche un ruolo diverso della Commissione Controllo, aggiungendo anche il tema della legalità, ovvero sia un controllo più pervicace sugli appalti direttamente o indirettamente gestiti dalla Regione. E l'Aula del Consiglio regionale ha approvato con 20 voti a favore, 8 astenuti e 2 voti contrari la legge che disciplina l'olioturismo e l'ospitalità agrituristica per adeguare quelle che sono le normative regionali alle disposizioni nazionali che estendono l'olioturismo o quanto già previsto per l'enoturismo. Il testo quindi portato al voto finale dall'Aula era stato emendato dalla Commissione Sviluppo Economico, che aveva accolto quelle che erano state le osservazioni presentate dalla Commissione Territorio e Ambiente. È una proposta di legge che va ad integrare, ad arricchire il panorama e l'offerta degli agriturismi riguardo all'olioturismo e anche all'enoturismo. In particolare si va a rivedere quelli che sono i posti letto, portando a 2 letti aggiuntivi per accogliere nuclei familiari negli agriturismi. Si va a permettere la trasformazione di volumetrie in aggiunta agli edifici esistenti, quindi là dove non ci siano opere di urbanizzazione primaria da fare, quindi dando una mano alle attività agrituristiche, a consentire la somministrazione di cibi caldi per la degustazione dei prodotti tipici e a consentire anche la promozione di eventi sociali e di eventi di qualsiasi tipo nelle pertinenze e nella disponibilità delle singole aziende della Toscana. Recependo quindi quella che è un'attività importante per la nostra gastronomia, ma anche per il nostro turismo. La pandemia ci ha sicuramente offerto e arricchito questa immagine del turismo toscano, che è un turismo slow che va a valorizzare la ricchezza delle nostre colline e dei nostri territori. Questa legge in qualche modo va ancora e va incontro a quelle che sono le nuove esperienze e soprattutto va a regolamentare come si disciplina l'olioturismo. Quindi pensiamo che dalla Regione Toscana arrivi un pezzo in più che sicuramente migliora il nostro patrimonio agro e turistico. Non ravvediamo nella legge alcuni caratteri di legittimità e ovviamente abbiamo cercato di renderla tale con un emendamento, in particolare all'articolo 7, che poi era sostanzialmente la nostra proposta di legge, che constava solo di un articolo e che partiva da un presupposto, il presupposto che l'agricoltura è in crisi, il delta di guadagno per un agricoltore tra ciò che spende e ciò che incassa è veramente risibile, per cui l'attività agrituristica collegata all'attività agricola era sicuramente un qualche cosa da fare e da svolgere. Il Partito Democratico ha fatto una legge che sostanzialmente ricalca nelle more quella che era stata la nostra e che appunto era precedente alla loro. L'hanno ampliata e concettualmente, se verrà mantenuta, potrà dare delle boccate di ossigeno agli agricoltori. Abbiamo però alcuni dubbi sulla legittimità legale di questa. Vediamo come andrà. Conferimento della più alta onorificenza del Consiglio regionale, ovvero il gonfalone d'argento, conferito al Milite Ignoto su proposta del Presidente dell'Assemblea Legislativa. La cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza dei sindaci della Toscana, che hanno conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Purtroppo viviamo un tempo difficile. 100 anni fa le nostre ragazze e i nostri ragazzi combattevano con altre ragazze e altri ragazzi dei paesi europei vicini
e le trincee ci dividevano. Nel tempo c'è stato l'Erasmus, c'è stata la possibilità di non far vedere più il passaporto passando da uno Stato all'altro, c'è stata l'Europa che ha portato la pace, quella pace è frutto anche purtroppo di queste guerre e delle centinaia di migliaia di morti che hanno messo la loro vita a disposizione della libertà di ciascuno di noi. Purtroppo però nel cuore dell'Europa ancora oggi si sta combattendo per questa libertà e allora oggi conferire il più alto riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento al Milite Ignoto è un modo con cui noi diciamo e non vogliamo voltare la faccia all'altra parte, che vogliamo ricordare quelle donne e quegli uomini che ci hanno donato la libertà e che la libertà è come un fiore, va innaffiata sempre, giorno dopo giorno. Ringrazio il vicepresidente Casucci, ringrazio il generale Aiosa per questo momento, un momento che, vista anche la partecipazione, dà il senso ancora più forte del valore del tempo che stiamo vivendo. E allora questo riconoscimento davvero vuole essere un modo anche per chiedere a quei comuni, circa 146 della Toscana che hanno già conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, digli grazie, e a quelli che ancora non l'hanno fatto chiedegli un impegno perché anche loro possano valutare la possibilità di farlo e perché tutti i comuni della Toscana conferiscano la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Il massimo riconoscimento che può dare la regione Toscana, e consentitemi, ho un po' di emozione perché ho l'orgoglio di essere stato tra coloro che più hanno voluto questa iniziativa. In un momento tra i più delicati della nostra storia, ricordare quello che è stata la prima guerra mondiale, il sacrificio del Milite Ignoto, una storia che abbiamo vissuto con il passaggio del treno nel nostro territorio lo scorso anno e che abbiamo tutti nel nostro cuore. Occorre tenere alta la memoria, perché con la memoria e con il rispetto dei valori possiamo avere un futuro prospero, e noi siamo veramente intenti a far sì che la memoria possa essere qualcosa di vivo, tutti i giorni ricordare, e questi sono momenti, ecco, che servono anche a ritrovare una unità, una coesione di spirito nazionale che è quanto mai importante, ripeto, in momenti difficili come quello che stiamo vivendo. Premio importante che naturalmente non è, io lo ritiro semplicemente, il premio è stato conferito al Milite Ignoto in occasione del centenario della traslazione da Aquileia a Roma che è avvenuta nel 1921, quindi l'anno scorso abbiamo avuto appunto il centenario e le manifestazioni commemorative messe in piedi dalla difesa e da chiunque altro abbia voluto ricordare questo evento proseguiranno e si concluderanno il prossimo 4 novembre, quindi 4 novembre 2021, 4 novembre 2022. Nell'ambito di questo progetto che abbiamo promosso come gruppo Medaglie d'Oro insieme, ci tengo a sottolinearlo, insieme all'ANCI, perché senza il sostegno dell'ANCI il nostro progetto non sarebbe nemmeno partito, consiste, è molto semplice, nel proporre a tutti i comuni d'Italia, che sono 7.905, proporre a tutti i comuni d'Italia di valutare l'opportunità di conferire la propria cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, e per questo motivo l'abbiamo chiamato Milite Ignoto Cittadino d'Italia. Siamo a un punto importante, visto che manca ancora qualche mese, 4.300 comuni hanno già conferito, tra questi ci sono praticamente tutti i capoluoghi di regione, il 90-95% dei capoluoghi di provincia. Un aspetto importantissimo che io sottolineo, ci tengo molto a sottolineare, che la quasi totalità delle deliberazioni sono state approvate all'unanimità dai consigli comunali. Per noi è veramente, insomma, un risultato per certi aspetti, mi viene da dire, scontato, nel senso che il Milite Ignoto è già cittadino d'Italia dal 1921. Però certo, questo fatto di avere di aver avuto questo riscontro da parte di così tanti comuni, insomma, conferma che la nostra intuizione era corretta. Naturalmente dopo l'ANCI ci hanno dato una mano in tanti, quindi le associazioni combattentistiche, d'arma, partigiane, ma persone di buona volontà, l'arma dei carabinieri, l'esercito, marina, aeronautica nelle loro articolazioni territoriali, quindi è nato come un progetto aperto fin dall'inizio e ci hanno messo mano tutti quelli che hanno voluto, e i risultati ci sono. Quella cosa di oggi
le regioni non possono conferire le cittadinanze, però è molto importante che alcune regioni, tra cui recentemente il Piemonte, la Liguria, che però ha, essendo io ligure, ha conferito a me anziché al Milite Ignoto il confalone d'argento, viene il sigillo d'argento, mi pare. Però la regione Piemonte lo ha conferito al Milite Ignoto, la regione siciliana ha conferito la medaglia d'oro al valor civile della regione siciliana, quindi c'è stato, anche le regioni hanno ritenuto di dare questo segnale, che per noi è importante per due ragioni. Una in sé, perché le regioni sono i consigli regionali, tra l'altro, che sono espressione di democraticità, ma noi ci auspichiamo che possa servire da traino per gli ultimi comuni che sono rimasti, che sono quasi tutti comuni medio-piccoli, e quindi questo conferimento potrebbe servire a quel 45% di comuni toscani che ancora non hanno preso in considerazione la cosa. E questo era anche l'ultimo argomento per l'appuntamento settimanale politico di TVR Teleitalia dentro il Consiglio, quindi ci ritroveremo sempre qua tra 7 giorni.